Se parliamo di efficienza nel mondo delle costruzioni, non possiamo non trattare un argomento come l'involucro edilizio, ovvero quella barriera che separa, che protegge i nostri ambienti dal clima esterno, che spesso non corrisponde alle condizioni di temperatura, di umidità che vorremmo all'interno del nostro edificio. L'argomento di oggi e dei prossimi video è dunque l'involucro edilizio. Ne parliamo subito. Ciao a tutti e ben ritrovati su questo canale. Componente fondamentale di ogni edificio che si definisca tale è il suo involucro e la ragione è evidente. Da sempre, infatti, una delle esigenze primarie dell'essere umano è stata quella di proteggersi dagli agenti atmosferici, quali pioggia o vento. Poi, pian piano, gli edifici sono stati progettati e integrati dagli impianti al fine di regolarne parametri come la luminosità degli ambienti, la temperatura e l'umidità interna. Come saprete, magari avendo seguito anche i primissimi video che ho realizzato, apro una parentesi, lo so, all'inizio ero molto bloccato, molto impostato nel parlare, ma se ancora adesso non sono completamente abituato a stare davanti a un obiettivo, potete ben immaginare allora come mi sentissi. Mi perdonerete. Dicevamo, come saprete, il problema dei consumi energetici da qualche decennio ormai ha avuto sempre più peso all'interno del dibattito scientifico e politico mondiale. E il mondo delle costruzioni ovviamente non fa eccezione, anzi è tra gli oggetti di maggiore attenzione sotto questo punto di vista. Ora, in un'ottica di efficienza energetica, è chiaro che gli impianti di una volta sono di una volta, quasi anacronistici, mentre quelli odierni devono essere sempre più performanti e lo sono ogni anno di più grazie anche alle nuove tecnologie. Ma gli impianti da soli non bastano per parlare di efficienza energetica, perché prima di coprire i fabbisogni energetici dell'edificio è necessario che detti fabbisogni si riducano. E come posso ridurre i fabbisogni del mio edificio e quindi i consumi dell'impianto? Bene, facendo sì che l'involucro limiti il più possibile gli scambi di energia indesiderati con l'esterno. Quindi l'idea è: progetto un involucro di qualità, riduco la richiesta di energia, chiaramente lavorando in parallelo anche sul comfort interno perché non voglio vivere in un bunker, e infine copro i fabbisogni rimanenti con gli impianti, magari integrandoli anche con fonti rinnovabili, ma questa è un'altra storia e ne parleremo a tempo debito. La distinzione principale che possiamo fare è tra involucri opachi e involucri trasparenti. I primi sono da sempre la categoria più comune e sono stati anche l'unica per molto tempo, per la disponibilità di materiali da costruzione e il livello di tecnologia costruttiva che ha permesso una buona diffusione anche degli involucri, comunque delle facciate trasparenti, soltanto nell'ultimo secolo. Ora, per quanto riguarda i materiali da costruzione per l'involucro opaco e specialmente per le chiusure opache verticali, possiamo citare pietre e sassi, mattoni pieni, semipieni, blocchi forati in laterizio, ma anche calcestruzzi e legno tra i più diffusi. Dal punto di vista tecnologico, invece, distinguiamo essenzialmente pareti opache, monostrato, multistrato e ventilate. Monostrato quindi con un solo componente oltre al rivestimento. E anticipando il tema di un prossimo video, possiamo dire che solitamente godono di buone caratteristiche in termini di inerzia termica, per la densità e in generale per le proprietà del materiale che le compone. Ma non possiamo dire lo stesso per quanto riguarda la trasmittanza termica, ma questo sarà appunto argomento di un prossimo video. Poi ci sono le pareti multistrato, che, come suggerisce il nome, sono composte da due o più strati. Caso tipico è la parete a cassa vuota, formata da due corsi di blocchi, pieni o forati che siano, tra cui vi è un intercapedine d'aria, con l'obiettivo di smaltire il vapore acqueo così da evitare problemi di muffa e condensa. In questo caso l'isolamento può essere posto o all'esterno della parete o proprio in intercapedine. In realtà potrebbe essere posto anche all'interno della parete, ma questo è un tema un po' spinoso che preferisco affrontare in un prossimo video. La ventilazione assume un ruolo ancora più importante nelle cosiddette pareti ventilate, alla cui superficie esterna si ancora una struttura metallica composta da montanti e traversi o solo traversi, insomma, ci sono diverse configurazioni che fa da sostegno per il rivestimento esterno, composto da lastre di diverso materiale, terracotta, pietra, gressa, alluminio e dimensioni. Nell'intercapedine ventilata che si forma si pone l'isolante, che quindi è anche protetto dagli agenti atmosferici. L'altra grande famiglia che citavamo prima sono ovviamente gli involucri trasparenti, che
che, seppur con una storia decisamente più recente, sono ormai al centro dell'attenzione della progettazione architettonica, energetica e strutturale nel mondo delle costruzioni, specialmente per l'ambito non residenziale. Facette continue di cui parleremo quindi la prossima volta, ma che saranno anche oggetto di un approfondimento in un video dedicato, con un ospite molto gradito. Per oggi è tutto, io ti ringrazio per l'attenzione, metti un like a questo video se ti è piaciuto e soprattutto condividi se ti è stato utile o pensi possa esserlo per qualcun altro. E noi ci vediamo presto su questo canale.